Ciao, l'altra volta eravamo rimasti in questa situazione in cui avevamo creato molto alla svelta questa scena semplicemente duplicando degli elementi di base. C'è il problema quando utilizzo la luce del sole e la cambio, che per un attimo magari vedo la scena più scura come dovrebbe essere al tramonto, però dopo un po' ecco che la luce viene sempre regolata automaticamente. E anzi, ogni volta che provo ad andare, per esempio, in una zona buia, come qui, ecco che comunque qui ero al buio, ma adesso la scena viene illuminata di nuovo e invece tutto quello che è attorno è super bruciato e quindi vedete, ogni volta che il mio sguardo si sposta, la luce viene ricalcolata un po' come fa una macchina fotografica che regola sempre l'esposizione. Quindi se mi metto dietro la colonna dove credo di essere al buio, l'esposizione viene regolata e dopo un po' che guardo non sono più al buio, ma si bruciano le colonne dietro. Se mi sposto di nuovo al sole, qui piano piano ecco che torno a vedere le nuvole, eccetera. Questa è una regolazione automatica della luce che è possibile disattivare. Per disattivarla, però, dobbiamo inserire un oggetto che ancora non abbiamo. È un oggetto speciale, quindi qui, tra gli oggetti che è possibile aggiungere, nella voce degli effetti visivi c'è questo Post Process Volume che ci permetterà di regolare questa impostazione. Quindi adesso ho creato questo Post Process Volume sulla scena, non mi interessa dove si trova, comunque posso annullare la sua posizione per vedere dov'è, l'ho messo al centro. In realtà lui avrebbe anche una sua forma, adesso ho premuto la G per poterla vedere e vedete ha una forma perché questo Post Process Volume può essere fatto funzionare solo in una certa zona, ma noi in realtà lo vogliamo applicare a tutta la scena. C'è un'opzione qua dentro e come vedete ce n'è talmente tante perché ognuna di queste può essere aperta con un triangolino. Questo oggetto Post Process Volume ne ha talmente tante di opzioni che è molto difficile andare a trovare la nostra. E allora ci viene in aiuto questa finestrella di ricerca. Se voi qua cominciate a scrivere inf per infinito, filtra tutte le proprietà fino a che trovate questo Infinite Extent Unbound. Se io la clicco, ecco che adesso le impostazioni che darò a questo Post Process Volume non funzioneranno solo all'interno di se stesso, ma funzioneranno su tutta la scena. E nello stesso tempo abbiamo imparato che possiamo, quando non troviamo un'opzione tra tutte queste, utilizzare il search. Allora, l'opzione che vogliamo è qui sotto Exposure, quindi aprite sotto Lens, Exposure, qui le opzioni hanno sia una spunta davanti che dei valori qua dietro. Io questi non li posso ancora cambiare perché non ho messo la spunta davanti. Quindi per poter cambiare un valore di default devo prima spuntarlo e allora dopo posso modificarlo. E quindi per esempio invece di esposizione automatica potrei scegliere esposizione manuale e quindi vedete è diventato tutto nero perché adesso l'esposizione è manuale. L'esposizione sarebbe la quantità di luce. Su manuale è il modo più, diciamo, più sicuro per riuscire a fare in modo che la scena non cambi l'illuminazione. Però possiamo comunque annullare e lasciarlo sull'esposizione automatica e vedete che piano piano ci mette un po', però piano piano torna a fare l'esposizione automatica. Possiamo non cambiare l'esposizione da automatica a manuale, ma possiamo andare a restringere l'ambito nel quale si muove, quindi il minimo e il massimo valore di luce. Si tratta di questi due valori, minimo e massimo, quindi se li spunto, adesso posso metterli allo stesso valore, invece che da meno 10 a 20, posso scrivere 0 e 0. Adesso quindi è come se avessi impostato l'esposizione manuale, perché non può andare più giù di 0 e più in alto di 0. Se io qui mettessi 20, adesso lo lascerei per esempio aumentare la luce, quindi quando vado dietro alla colonna, forse è l'incontrario, vediamo, proviamo a mettere meno 20 qua, sì, ecco, vedete, quindi mi ero confuso, questo comunque meno 10 è il massimo. Mettendolo qui, adesso meno 10, gli permetto di alzare la luminosità quando sono al buio, però quando sono
in luce non esagera, non va come prima a 20, diciamo, ma si ferma a 0. Quindi, se non vi piace il risultato mettendo 0, 0, voi potete anche provare degli altri valori, quindi, che ne so, 10 e 10, e avete una scena tendenzialmente più scura. Perché, guardate, adesso siamo al tramonto, però, se io torno a selezionare il sole e lo alzo e mi metto in una situazione, diciamo, di mezzogiorno, adesso c'è molta luce, ho tolto l'esposizione automatica, quindi la luce resta sempre questa. Potrei, appunto, quindi devo selezionare di nuovo il post process volume, che magari in questo momento, siccome si trova fuori, io lo preferirei averlo dentro la cartella delle luci. Potrei trascinarlo, però siccome è lontanissima, un altro modo è farci tasto destro, move to luci. Ed ecco che adesso l'ho messo nella stessa cartella, può essere un po' più facile trovarlo. Quindi adesso, per esempio, potrei mettere 10 e 10, un po' troppo, 5, 5, ecco, e adesso ho una scena che è di default più scura, quindi magari 2 e 2. È un po' controintuitivo perché devo alzare il numero, diciamo, per abbassare la luminosità della scena. Però questo è il metodo con il quale riesco a comandare, diciamo, la luce. Posso ovviamente anche, se mi piace, adesso se metto da 0 a 2, c'è un minimo di regolazione, o che ne so, da 2 a 5, riesce comunque a regolarsi quando guardo il sole, abbassa fino a 5 e quando invece guardo nel buio rialza fino a 2, quindi sta a voi, diciamo, decidere, ma questo è il modo per bloccare l'illuminazione con il post process volume. Adesso che ho un maggior controllo, diciamo, sulla luce, posso effettivamente portare la luce al tramonto e, come vedete, la scena rimane buia, non torna a regolare la luce automaticamente. Adesso che ho maggior controllo, posso anche, per esempio, variare la luce del sole, che vedete ha un'intensità di 10. Se per qualsiasi motivo, volessi avere meno luce, invece di 10 ci metto un 5 ed ecco che ho un sole più debole. Se lo avessi fatto prima, il sole si sarebbe indebolito, ma la luce automatica avrebbe finito per riportare la situazione dove era. Quindi adesso ha molto più senso utilizzare il valore che abbassa la luminosità del sole eventualmente. E allo stesso modo anche la luce del sole, quindi se invece di un sole bianco volessi anche in questa situazione qua giornaliera un sole più caldo, potrei cambiare colore al sole e tutta la scena, quindi diciamo, prende un certo colore. Con questa barretta regolo la saturazione, quindi vado da un colore molto saturo al bianco e con questa la luminosità. Qua invece il colore, ovviamente potrei decidere anche di avere un sole, che ne so, leggermente rosato per dare l'idea di mattino, potrei, vedete, dare una tonalità leggermente rosata al sole, quindi questo ci permette di avere controllo sul colore della luce del sole. Un altro valore interessante è questo, luce indiretta, la luce del sole arriva da là, ma qui c'è un'illuminazione che arriva dai rimbalzi su questo materiale bianco. Ecco, qui posso comandare quanto è, quindi se io questa la mettessi a zero, ecco che non ho più la luce che rimbalza dal pavimento verso la colonna e quindi tutto diventa un po' più scuro. Di default è a 1, volendo potrei anche alzarla ed è come se più luce rimbalzasse, quindi va ad illuminare le parti un po' più nascoste. Un altro modo per cambiare la luce del sole, invece di questa, magari adesso lo rimetto a bianco per non avere variazione, diciamo, è usare la temperatura. Quindi se io scelgo Use Temperature, adesso questo è un sole a 6500 Kelvin, se abbasso la temperatura il sole si scalda, diciamo, assume una tinta molto più calda, se la alzo diventa una luce molto più blu. Quindi se non voglio andare a cercare un colore strano, può essere molto più, diciamo, naturale spostarci a sinistra per scaldare
e a destra per raffreddare la scena. Il default è 6500 e comunque è quello che appare se tolgo use temperature e non cambio la luce del sole. Degli altri valori interessanti per un controllo, diciamo, artistico della luce sono sotto Sky Atmosphere, che sarebbe appunto l'atmosfera, quella del nostro pianeta, ed è il motivo per il quale vedo questo azzurro. E quindi, per esempio, l'azzurro può essere cambiato da qui. Quindi questo relay scattering, se io da azzurro lo cambio a rosso, ho l'effetto di rosso, diciamo, nel cielo, nell'atmosfera. Ovviamente cambiano anche i colori della scena, di conseguenza. Anche se avete cambiato dei colori, ricordate che potete sempre premere il tastino di ripristina e viene ripristinato. Questo valore qua sotto lo rende, diciamo, più o meno forte, questo effetto dell'atmosfera. Quindi se lo abbasso molto, diventa molto scuro, mi dà l'idea. Magari se sto facendo una scena ambientata quasi nello spazio, posso andare ad abbassare questo valore e ottenere in alta montagna un cielo molto più blu, diciamo. Vi lascio anche giochicchiare un po', provate a cambiare questi valori, non c'è niente di male, perché mano a mano che li cambiate potete sempre premere sul tastino di ripristina per verificare delle cose cambiando i valori e poi poter facilmente tornare al valore di default con la freccina se per sbaglio avete fatto qualcosa che volete annullare, altrimenti ricordate che c'è sempre la possibilità di annullare con undo. La nebbia Exponential Light Fog l'abbiamo vista un pochettino, il valore più importante è questo della densità, appunto, che può essere aumentata o diminuita per portarla più vicina, ma anche questo hate fall off, che è la velocità con la quale sfuma, diciamo. Quindi se questa è la densità, questa è quanto rapidamente sfuma. Più è alto il valore, più è netta la separazione, più è basso, più la sfumatura è ampia. E anche la nebbia può avere un colore. Potete andare a cambiarlo qui, e quindi per esempio adesso se lo sposto verso il rosa, ovviamente riguarda solo la parte più in fondo, se aumentassi di nuovo a 2, ecco che vedete c'è una nebbia color rosa perché gli ho cambiato colore qua. Potete anche cambiare per esempio dove comincia, start distance, ci sono varie opzioni, di nuovo provatele. Un'altra opzione che spunto spesso è questa nella skylight, di premere real time capture, che la premo una volta per tutte e cattura, diciamo, la luce presente nell'atmosfera sempre nuova, in maniera tale che gli eventuali riflessi siano sempre corretti. Con questo real time capture siete sicuri che la luce viene, diciamo, ricalcolata continuamente. E come potete vedere, già solo una scena molto semplice come questa ci dà una sensazione molto più realistica, somiglia molto a quello che in Blender otteniamo con Cycles, solo che qui è in real time, quindi non abbiamo bisogno di aspettare il rendering. Quindi in molte situazioni è decisamente interessante poter vedere questi effetti di luce che funzionano appunto in real time. Per finire un paio di cosette, Post Process Volume ha anche, noi l'abbiamo usato solo per l'esposizione, ma in realtà ha molte voci, una che può essere utile sotto Bloom, è la quantità di, adesso alzo un po' la luminosità qui, e potete notare che qui c'è un aura, diciamo, nelle cose molto chiare, c'è una specie di sfocatura data dalla grande quantità di luce, e questo è il bloom, e la sua intensità può essere anche aumentata, e quindi se la alzo, vedete, c'è questo effetto, diciamo, di alone, che può essere comandato facilmente qui. Se non lo vogliamo del tutto, lo possiamo portare a zero, perché un pochettino ce n'è, e quindi se ci dà fastidio
portiamolo a zero, oppure se proprio ne vogliamo di più possiamo andare ad alzarlo e volendo con la soglia può avere un bloom molto potente, ma solo alzando la soglia solo nelle zone che sono davvero molto luminose, quindi solo da un certo livello di bianco, diciamo, in su. E poi ci sono altri effetti di vario tipo, alcuni più o meno utili, però per dire l'aberrazione cromatica crea questo effetto tipico, diciamo, di una lente di scarsa qualità. La maggior parte delle volte non sono particolarmente utili, però ce n'è diversi, ecco, per esempio i lens flare sono quelli attorno al sole, vedete i raggi che ci danno l'idea di dove arriva il sole. I difetti, diciamo, delle lenti, ovviamente, posso cambiarne le caratteristiche, posso cambiarne il colore. Quindi, se avete voglia, diciamo, ce n'è per passare molto tempo a provare diversi effetti di questo tipo. Vignette, può essere interessante. Perché non fa altro che scurire un pochettino i bordi, questo migliora, diciamo, il focus sulla parte centrale della scena. Un'altra cosa che è utile è il color grading, e quindi come abbiamo cambiato la luce del sole, in realtà si può fare un color grading molto accurato. Cosa vuol dire color grading? Dare una certa tonalità a tutto quanto. Quindi, per esempio, se spunto gamma e sposto un pochettino verso il blu, vedete l'intera scena diventa un pochettino più azzurra, può diventare più gialla, più rosa, quindi una tonalità generale. Però posso anche lavorare separato, per esempio, per ombre e luci. Quindi, se adesso faccio di nuovo con gamma, però potete provare anche gli altri, se porto la gamma delle ombre verso il blu e posso anche regolare, lo vedo soprattutto qui. Adesso notate le parti più scure, quindi non si notano molto, ma vediamo se riesco. Ecco, vedete sulla scena le parti più scure. Adesso abbassando questo valore diventano un po' più scure. Ho portato le ombre verso un colore freddo e posso portare allo stesso modo le luci, magari verso un colore caldo, creando il cosiddetto split tone e creare delle situazioni del genere. Se voglio spiegargli cosa è ombra e cosa no, questo valore è quello che decide quanto deve essere scuro per essere considerato ombra. Quindi vedete, se lo abbasso lentamente, qui significa che per lui tutta è ombra. Lo ripristino 0,09, facciamo 0,0 5, e magari le luci invece anche qua vedete highlights minimo, highlights massimo possono essere modificate e in pratica si decide da dove cominciano le luci, da dove cominciano le ombre. Comunque il color grading è argomento vastissimo. Ancora qui è fatto tutto da oggetti bianchi e quindi dobbiamo un pochettino capire come utilizzare i materiali. Ciao!